Potremmo stare solo a Lambo eppure siamo... Buongiorno, buongiorno, benvenuti in un nuovo video dove sarò criticissimo. Sarò cattivo. Come avete visto nel video precedente, ho testato una Kona elettrica da 65,4 kW e la macchina tutto sommato mi è piaciuto, nonostante voi sapete, io sono team benzina. Però, c'è da dire che l'autonomia dichiarata sul sito è... ci trasferiamo sul mio computer. L'autonomia dichiarata della Kona elettrica, se andiamo a vedere sul sito ufficiale Hyundai Italia, è di 514 km. Allora, io adesso vi metterò in sovraimpressione l'autonomia che ho avuto io con la guida normale. Ho accelerato ogni tanto, ho guidato nei limiti consentiti, non sono mai andato a 180, non sono mai andato oltre la guida normale. Ho cercato di guidare in una maniera pulita, in maniera tale da cercare di allungare l'autonomia della batteria, che dichiarata 514 km mi aspettavo almeno di arrivare oltre i 350, e invece vi metto in sovraimpressione tutte le varie schermate, la macchina non credo arriverà a oltre 200 km e mi viene il dubbio se arriverò a 200 km. A mio avviso io credo di non arrivarci, ma per saperlo vi invito a seguirmi sugli altri miei social dove vi farò vedere il risultato. Manca poco, come vedete sono circa 30%. Allora, siamo tutti d'accordo che una macchina elettrica è green, non apriamo polemiche, è green, e siamo tutti d'accordo che la macchina elettrica è divertente da guidare perché ha una capacità di spinta, comunque la Kona che ha 220 cavalli sembra di avere una spinta di oltre 300. Come si fa ad usare una macchina che dichiara oltre 500 km? E piccola correzione, quella della prova dovrebbe farne 4,50 almeno, perché i cerchi sono a 19. Ma se non arrivi oltre i 300 vuol dire che il dato dichiarato, e non è l'unico, perché ho provato la Mustang Mach-E, qui in alto a destra vi lascio il link del video, ho provato la Tesla Model 3 Performance, ho provato altre vetture elettriche e secondo le mie prove non sono mai arrivato nemmeno al 50% del dichiarato. Guiderò male? Non userò la rigenerazione? Può essere. Sulla Kona ho usato il livello 2, il livello 3 e dopo c'è dei pedal, è un livello molto alto ed è fastidioso, nel senso che appena lasciate l'acceleratore la macchina veramente si inchioda. Ma bando alle ciance del consumo, quello che credo io è che se uno ha una casa con fotovoltaico e presa di corrente nel box, probabilmente girerà gratis, non spenderà un euro, quindi spenderà molto meno di me. Spenderà di più per comprare una macchina elettrica, perché a parità di categoria un'auto elettrica costa molto di più. La Kona viene 50.000, la Model 3 Performance viene oltre i 60.000, la Mach-E, Mustang non ne parliamo, non parliamo del Cybertruck, insomma non parliamo di tutte quelle macchine elettriche che bene o male costano tanto. C'è qualcuna che costa un po' di meno, possiamo anche parlare di auto di 35.000 euro, però tutto sommato ci sarà anche stato il freddo qui a Trieste, ma l'autonomia mi ha un po' deluso. Scrivete qua sotto nei commenti cosa vi è sembrata la mia prova, andate sugli altri social a vedere il risultato finale, dovrebbe essere uscito proprio adesso tra le storie, i read, gli shorts e tutti gli altri social. Torneranno i video con i motori a benzina, ho detto i commenti sotto il video della Kona elettrica e siete più contenti se faccio rumore, va bene, non c'è problema, torniamo a fare rumore. Grazie per la visione e buon Super Bowl a tutti, tra un po' si paga.